Sa po ka përfunduar kongresi i 86 i pastravës i AIFIT, kongresi botëror i gazetarëve sportiv, i cili përkon edhe me 100 vjetorin e gazetarisë sportive botërore. Jemi me presidentin e shoqatës e gazetarëve sportiv botëror, italianin Gianni Merlo, i cili do të na jap një përshtypje të përgjithshme për zhvillimin e punimeve të këtij kongresi, por në veçanti edhe për pjesëmarrjen e delegacionit shqiptar, i cili të radhë u përfaqësua nga sekretari i përgjithshëm i shoqatës së gazetarëve sportiv të Shqipërisë, Ervin Baku, dhe gazetari sportiv nga Shkodra, Gasper Marku. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo 86 congresso qui in Barcellona che coincida con il centenario di AIPES. Questo è un resumé di Devo questo dire che congresso. qui a Santa Susanna, che è poco vicino a Barcellona, abbiamo trovato le condizioni perfette per fare un ottimo congresso. Penso che tutti abbiano apprezzato tutto quello che siamo riusciti a fare, tutto quello che abbiamo dato. Ed è stato un congresso del centenario importantissimo, perché Importantissimo. abbiamo toccato i punti più importanti della nostra storia e soprattutto siamo stati anche molto importanti abbiamo trattato le cose che in questo momento interessano al mondo. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato di tanti altri problemi che sono fondamentali in questo momento e quindi io credo che abbiamo festeggiato bene i primi 100 anni. Adesso il problema è cosa faremo nei prossimi? Saremo anche noi così pronti a avere la visione per il futuro come l'hanno fatto 100 anni fa o no? Questo è l'interrogativo che mi faccio adesso e spero che saremo all'altezza di quelli di prima. Ok, Gianni, dimmi per favore un messaggio per tutti i giornalisti in Albania e poi in principale per i giovani giornalisti. Io credo che a tutti i colleghi albanesi dico, continuate a lavorare duramente perché dobbiamo difendere la nostra professionalità. Dobbiamo essere tutti insieme a difendere l'importanza di quello che facciamo, perché ultimamente l'abbiamo lasciato un poco andare. Ci siamo un poco, diciamo, lasciati andare senza voler combattere per difendere noi stessi. Cioè, i computer ci stanno poco a poco uccidendo, siamo gli ultimi dei moicani, no? Dobbiamo risalire e abbiamo la possibilità, come dicevo prima, se lavoriamo assieme ce la facciamo. Grazie, grazie Grazie a voi. tanto, grazie, grazie.